Live 18 e 5 minuti in compagnia di Bruno Pace. Buon pomeriggio, Bruno. Buone cose a tutti per commentare l'ennesima sconfitta partita dal Pescara. Oggi a Cagliari 1-0 per i sardi di Massimo Rastelli. Ha deciso Joao al 22esimo del primo tempo su calcio di rigore. Tra poco vi proporremo anche le immagini salienti di questa partita. Nel finale il Pescara ha chiuso in 10, perché che cosa è successo? Murie per i cori razzisti dei tifosi del Cagliari, e pare anche da parte dei componenti della panchina sarda, ha richiamato l'attenzione dell'arbitro Minelli di Varese, che avrebbe dovuto interrompere il gioco. Non lo ha fatto, ha continuato a protestare, davvero livido di rabbia. Montari, che alla fine ha deciso al 45esimo della ripresa di abbandonare il proscenio. Bruno, ti è mai capitata una cosa del genere? Mi pare di no. Ma no, lui era nero di rabbia, però anche esagerato. Le proteste erano giustificatissime. Giustificate, però continuava. Io avevo avuto la sensazione che volesse farsi espellere, non avevo capito che si trattasse di questi cori così. Sì. Beceri, di questi scemi che fanno queste cose. Anzi, a un certo punto avevamo pensato tutti ad una espulsione, perché anche il telecronista di Sky, che evidentemente sì, però non quando era lì fuori il giallo, io già mi sono meravigliato, aspettavo che fosse rosso. Vai di là, sembra se ne sia andato per fatti suoi, perché non, nessuno ha visto il cartellino rosso, no, assolutamente. o un altro giallo, lui se n'è andato, e anche questo per protesta, abbandonato il campo. Certo, insomma, la sua reazione è quantomeno eccessiva, perché rispetto per la propria squadra, anche se moralmente ha ragione, perché certo, questi imbecilli fanno ancora queste cose qui in un mondo che ormai è cosmopolita, si arrabbia, si allarga dappertutto, ne vediamo. Però c'è ancora qualcuno che fa così, ma una da montare proprio così forte non me la sarei mai aspettata, insomma, perché secondo me non c'è anche molta frustrazione, secondo te? La squadra è retrocessa, lui come qualsiasi giocatore mi sembra abbia già detto che vuole andare via, mi pare che non accetta, ma non si è ancora pronunciato ufficialmente, però insomma, quindi non è, oppure pensa che non sarà confermato, una presunzione di squadra di giovani eccetera. Per cui, però, insomma, è una cosa che alla fine ha vivacizzato un incontro che era sembrato un incontro così tra Scampoli e Moglia a fine stagione. D'altra parte, una squadra che salva è tranquilla, l'altra che non è tranquilla, ma è tranquilla lo stesso perché è già retrocessa, non c'era nessun. Certo. Nonostante lo stadio fosse pieno, ho visto moltissima gente. Insomma, questo è quanto. Qua si aspira, uno pensa di poter fare non ultimo perché insomma, però Zeman, che è il maestro della battuta, ci ha insegnato tutti, non vuole arrivare ultimo per mantenere una continuità di rendimento che ha avuto l'anno scorso. È arrivato penultimo, mi pare. Penultimo l'anno scorso, Lugano. Penultimo, e adesso dice, perché devo arrivare ultimo? Quanto bastava per salvare Lugano? Lo so, vabbè, però insomma. A parte le battute, sarà anche difficile evitare l'ultimo posto, perché oggi il Palermo ha battuto la Fiorentina 2-0. Pareggiato il Crotone, tutto quanto. Insomma. Eccoli qua i risultati. Allora, diamo lo sguardo intanto al corso di svolgimento Teramo-Parma, partita molto importante. Il Teramo sta pareggiando 0-0 contro il Parma. Un monitor che mi permette di guardare le azioni di questa partita. 0-0, 36esimo minuto del primo tempo. Allora, i risultati in Serie A, e poi vi proporremo naturalmente le immagini più importanti di Cagliari-Pescara. 1-0, gol di Joao Pedro al 22esimo del primo tempo su calcio di rigore. Giocata venerdì, Atalanta-Juventus 2-2, Conti, autogol di Spinazzola, Dani Alves e Freuler nei minuti finali della partita. Il pareggio dell'Atalanta, tra l'altro protagonista di un grande primo tempo. A Bologna batte Udinese 4-0, i gol realizzati da destro, Taider ancora destro e poi Verdi. Cagliari batte Pescara 1-0, Joao Pedro al 22esimo nel primo tempo su calcio di rigore. A Crotone-Milan 1-1, all'ottavo Trotta ha sbloccato il punteggio, il pareggio di Paletta al 50esimo, espulso Kuzka del Milan al minuto 96. Poi ad Empoli,
Sassuolo batte Empoli 3-1, Peluso, Pucciarelli su rigore per il momentaneo pareggio della squadra di Martuscello, poi Matri e Duncan a Genova, Chievo batte Genoa 2-1, in vantaggio la squadra di Juric con Pandev, Bastien ha riequilibrato le sorti del match e poi il gol vittoria firmato da Birsa, espulso De Paoli al 91esimo, De Paoli giocatore del Chievo. Bologna batte Udinese, abbiamo già detto 4-0, Inter-Napoli questa sera è la posticipo alle 20.45, Palermo 2, Fiorentina 0, i marcatori Diamanti e Alessami a Roma, il derby della capitale, Lazio batte Roma 3-1, giocata questa partita alle 12.30, una grande Lazio a segno Keita, poi il pareggio di De Rossi su calcio di rigore al 45esimo, al 50esimo, dunque quinto minuto della ripresa, il 2-1 della Lazio firmato da Basta all'85esimo, ancora Keita, doppietta per l'attaccante spagnolo con passaporto naturalmente senegalese, espulso Rudiger al 93esimo minuto. Torino-Sampdoria 1-1, giocata ieri sera, il gol tra l'altro molto bello ancora una volta di Schick, Patrick Schick, e poi c'è stato il pareggio del Torino, una freddezza da grande fuori, giocatore da fuori area, grande gol, perché anche elegante, esatto, anche bello, bravo. Non lo vedi mai smanare, è proprio un giocatore, fa le cose difficili, ha fatto 11 con gol, ma e poi ha giocato neanche sempre perché sì, c'è l'altro Muriel Quagliarella gioca sempre, ma Muriel pure, vero, prima era lui, la coppia era Quagliarella-Muriel, lui ogni tanto entrava, ha fatto 11 gol, sì, è bello fisicamente, è alto, è completo, giocatore di talento, di non talento, c'è dubbio, secondo me è già pronto per una grossa squadra, assolutamente, gongolerà il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Allora diamo lo sguardo anche alla classifica, 34esima giornata, meno 4 al termine di questo campionato. Juventus 84, praticamente lo scudetto in pugno, più 9 punti di vantaggio sulla Roma, 4 giornate al termine, Roma 75, Napoli 71, Lazio 67, Atalanta 64, Milan 59, Inter 56, ricordiamo questa sera il posticipo tra Inter e Napoli alle 20.45, Fiorentina 55, Torino 49, Sampdoria 46, Udinese 43, Chievo e Cagliari 41, Sassuolo 39, Bologna 38, Genoa 30, Empoli 29, Crotone 25 punti, dunque il Crotone si è avvicinato, certo insomma con una vittoria sarebbe stato molto diverso, beh, per il Crotone che sarà ospite del Pescara domenica prossima, Palermo 19, chiude il Pescara con 14 punti di cui 11 sul campo, ricordiamo 6 della gestione Oddo, 5 della gestione Zema. Questa è la settima sconfitta sotto la guida di Zeman in 10 partite. 7 sconfitte, una vittoria e due pareggi. Due pareggi e una vittoria. Questo è un po' il quadro, questi sono i numeri del Pescara, un Pescara che è stato disastroso. Proprio si vede oggi che è una partita senza molti stimoli, perché questi giocatori non hanno neanche il cervello per comprendere che meglio vanno adesso, più hanno possibilità, sì, di mercato, di realizzarsi dove vogliono. Però nonostante questo si è vista che senza pressioni e senza niente la qualità è quella, c'è una buona mediocrità, insomma. Assolutamente, e questa è la causa principale, io l'ho sempre pensato veramente, di questa squadra, al di là dei moduli, degli allenatori, sì, e delle cose, questa è una squadra che proprio è scarsa tecnicamente e fisicamente, anche se il Zeman, ecco, io ti faccio dimmi. Ti rivolgo questa domanda perché Zeman ieri ha fatto una considerazione alla vigilia di questa partita e ha detto ci sono buoni giocatori in questo organico che però non riescono a formare una squadra. Beh, questa qual è anche la tua risposta? Intanto è un'accusa a chi ha preceduto, a chi lo ha preceduto, perché non riesce a formare una squadra, perché questa ha avuto dall'inizio l'allenatore Oddo precedente e questi giocatori non è mai stata squadra, e nonostante questo io lo leggo così, nonostante la mia presenza, dice Zeman, non si riesce a fare una squadra, e quindi non è modestia, è il contrario, secondo me, proprio un atteggiamento di no, perché effettivamente è una dichiarazione che dà adito a diverse interpretazioni, tu la interpreti così, però sì, ma non è mai squadra, forse si riferisce anche al suo modo di pensare una squadra e tante altre cose, perché io francamente l'ho vista all'inizio un po' la mano di Zeman, sì, adesso sto vedendo anche meno, si gioca come normale, certo.
tutti dietro, ogni tanto c'era uno spunto di Caprari, lo spunto di Benalì, eccetera, ma non c'è quell'armonia. No. Pur considerando Zeman un grande allenatore, ma un grande allenatore se parte bene, se Pavone e compagni e Leone gli trovano come gli hanno, come ha trovato Pavone negli anni passati, quei giocatori adatti a lui, lui li fa rendere al meglio. Certo. Ma adesso così c'è. Però non dimentichiamo che Zeman è una scelta per il prossimo campionato, eh? Allora non deve dire in questo campionato che lo riguarda parzialmente che questa squadra ha buoni giocatori ma non riesce ad essere. Però può essere anche stata un'autocritica, cioè buoni giocatori che non sono riusciti a formare una squadra, io non sono riuscito a dare qualcosa in più. Belle frasi che fanno essere anche questo. Sì, poi anche quello, belle frasi che fanno pensare, guarda questo maestro com'è modesto. Invece io non credo che sia così. No, io lo considero un ottimo allenatore in certe condizioni, Però è anche un furbacchione di primo livello e lui sa sempre quello che dice. Però è anche vero, Bruno, che qualche settimana fa Zeman ha dichiarato testualmente: pensavo di poter incidere di più. E quindi questo insomma questa dà una chiave di lettura precisa. No, non a lui, questo vuol dire che non si può salvare, finito a morte questo gruppo. E pensavo di fare di più, che vuol dire? Che nonostante le mie qualità io può essere letta come autocritica anche, ma no, perché lui non è responsabile di niente. Appena arrivato, una squadra che non aveva mai vinto, che è una squadra che stava staccata di 100 punti, perché che fa? Lui ha la bacchetta magica, lui è un grande allenatore se parte dall'inizio, però pensavo di fare di più, vuol dire questi qua sono inguaribili. Tu la pensi diversamente? No, io la penso a metà, un po' e un po', perché lui è, io lo conosco, siamo stati insieme un anno, sa quello che dice quando parla, ecco perché lui è un grande personaggio nel campo, ma anche nella comunicazione. Poche parole, nella comunicazione. Poche parole, ma quando le pronuncia sono dei macigni, insomma. Sono dei macigni, quindi tanto di che. Sì, è un maestro di queste cose, quindi è così. E Zeman è personaggio da 40 anni, da 50 anni, da quello che è. 18 e 18 minuti, tra poco torneremo insieme per vedere le immagini più importanti del match Cagliari-Pescara. Terminato 1-0 per i sardi e la 25esima sconfitta sul campo patita dal Pescara in 34 partite. Numeri da brivido. Pubblicità. Eccoci qui, allora 18 e 23, stavi parlando dell'arbitro Minelli di Varese. Sì, io penso questo poca Minelli personalità. Di Varese, perché fosse stato orsato pure l'altro di Bologna, eccetera, per dire la cosa sarebbe andata diversamente. Questo è andato sotto il viso dell'arbitro, sotto il mento dell'arbitro per 3-4 minuti di orologio. Era iracondo, poi è andato da un'altra parte, è ritornato di nuovo, poi è andato dal segnaline, insomma da tutti quanti. E quindi aveva un motivo, almeno secondo lui, valido e anche secondo me. Capisci? Però... Purtroppo si è autoespulso. È andata così, insomma, c'è stato questo finale che ha regalato, diciamo così, un po' di più di vivacità, se vogliamo, alla partita. Perché è stato il momento più vivace. Sì, più vivace della partita. Allora, 18 e 23, si è concluso il primo tempo a Teramo, 0-0 tra Teramo e Parma. Stavamo rivedendo anche gli highlights nel corso dell'intervallo. Il Parma ha colpito anche una traversa, c'è stata un'azione, una mischia furibonda, si è accesa davanti a Narciso che è stato bravo, ha evitato il gol dell'1-0 e poi su una respinta la traversa ancora del Parma e sul tap-in successivo un'azione interminabile, l'attaccante del Parma probabilmente proprio Emanuele Calaiò che ha spedito fuori da pochi passi. Ricordiamo tra l'altro che il Parma viene da 3 sconfitte consecutive, il Parma è secondo in classifica in questo momento col Pordenone. Ma torniamo al Pescara, allora intanto le formazioni ve le diciamo, non abbiamo le schermate perché ci sono state delle novità rispetto alle previsioni nel Cagliari, nel 4-3-1-2 di partenza. Intanto Salamon nel cuore del reparto arretrato, uno degli ex di questa partita per l'indisponibilità di Isla, il cileno ex Udinese e Juventus, ha giocato Pisacane a destra, quindi Salamon nel cuore del reparto insieme con il portoghese Bruno Alves, a sinistra Murru, capitano, classe 94, cresciuto proprio nel Cagliari, a centrocampo Taxidis, Barella e Ionita, e davanti
davanti, Joao Pedro nella terra di nessuno come trequartista, alle spalle di Borriello e di Farias che è stato preferito a Sau. Sau poi è entrato nel corso a ripresa e ha dimostrato sue grandissime qualità, tra l'altro è stato cresciuto da Zeman. Sau, lo ricorderete, nel Foggia stagione 2010-2011 in Serie C, una stagione molto prolifica per l'attaccante sardo, 20 gol in quel campionato. Il lancio di C1. Della carriera anche, esatto. Perché da lì è partito. Da lì è partito. Molta classe. Poi tra l'altro dopo Foggia in C1 è andato alla Juve Stabia con Braglia in panchina. Fatto 20 gol anche fece lì. 21 gol 21 in Serie gol. B. E da quel momento in poi, dal 2012 a Cagliari, questa è la quinta stagione per Sau, classe 87. Per quanto riguarda invece il Pescara, la novità sostanziale, il debutto dal primo minuto di Rvoje Milicevic, centrocampista croato, classe 93, schierato però nell'inedito ruolo di terzino sinistro. Dunque si pensava all'impiego di Crescenzi per la defezione causa squalifica di Biraghi, invece Crescenzi è rimasto in panchina dentro Fornasier, che ha fatto coppia con Bovo, a destra naturalmente Zampano, tre pali Fiorillo, a centrocampo Muntari, Koulibaly e Memushai, davanti Benalì e Caprari a supporto di Cerri, che ha avuto un'altra opportunità ma purtroppo se l'è giocata malissimo. Ma non mi è piaciuto neanche come persona. Perché ho visto, sembrava quasi che stesse guardando la partita, non ha rincorso dei palloni vicino a lui, proprio ti è sembrato un po' indisponente. Un po' seccato, perché questi giocatori non hanno il senso della realtà quando si tratta di se stessi. Loro si sentono tutti grandi campioncini, certo. O campioni, o belli, sono alto, sono bello, però non fanno mai una tua critica a vedere come mai, perché certo. a Ferrara non giocava mai, perché qui Zeman l'ha messo all'inizio perché pensava fosse il vertice del terzetto davanti, e poi l'ha tolto mica per darsi la zappa sui piedi, è troppo intelligente per farlo, perché lui evidentemente o non si impegna molto in allenamento, o poi è così, è lento, è macchinoso, non ha niente di cui lagnarsi, se non cambia un pochino il sistema. Oggi ho avuto addirittura la brutta impressione, io che ho fatto anche questo lavoro, non che lo facesse apposta, ma di non metterci nessun impegno, di stare lì a aspettare se capita una palla e sangue. Esatto. Sono d'accordo, perché insomma anche non mi è piaciuto l'atteggiamento. Ecco, l'atteggiamento. Che è la cosa peggiore anche che avuto, c'è. Anche io ho avuto questa impressione, tra l'altro si è fatto sorprendere in fuorigioco in 2-3 occasioni, fuorigiochi che potevano invece concretizzarsi in azioni anche da appoggi della Pescara. Così, sì, effettivamente una brutta prova da parte di Cerri, tra l'altro un altro ex di questa partita, lo scorso anno è stato a Cagliari, non era titolare, soltanto 3 gol, ma il Cagliari lo scorso anno in Serie B era una grandissima squadra e non a caso ha vinto il campionato. Allora diamo uno sguardo alle immagini salienti di questa partita, stadio Sant'Elia di Cagliari, dove il Pescara nella sua storia ha vinto solo una volta nell'86, gol di Benini, e nel campionato di Serie B l'allenatore del Pescara, il compianto Enrico Catuzzi, poi ha vinto in un'altra circostanza nel 2012, ma si giocò allo stadio Is Arenas, quindi non al Sant'Elia, 2-1, gestione stroppa nella penultima Serie A, era il mese di settembre, con i gol di Terlizzi e Vladimir Weiss, poi nel finale ha accorciato le distanze, all'epoca il cileno Piniglia su calcio di rigore. Allora diamo uno sguardo. Ieri è morto Nicola Monaco, che è stato anche capitano del Pescara. Io sono stato lì, ho cercato all'obitorio, ho cercato di telefonare. Hai fatto bene a anche a te, ho telefonato e non mi avete risposto, neanche Enrico Rocchi, che magari se lì si potevano mettere qualcosa al braccio. È stato un capitano nostro, una degna persona, una persona per bene. Hai fatto bene a ricordarlo. È un ottimo giocatore e mi è dispiaciuto ex molto. Ex capitano del Pescara. E poi ha scelto Pescara per la sua vita, per la sua famiglia. E tutto quanto, mai una polemica, mai niente. Omaggio doveroso da parte nostra, e le più sentite condoglianze naturalmente ai familiari. Allora, Muntari ha abbandonato il campo, era livido di rabbia, era su tutte le furie per i cori razzisti del pubblico del Sant'Elia, ha richiamato l'attenzione dell'arbitro che non ha interrotto il gioco, il signor Minelli di Varese lo ha ammonito, ha continuato a protestare, alla fine ha scelto
deliberatamente di abbandonare il terreno di gioco. Sì, l'abbiamo detto prima, quest'arbitro che non espelle uno che mi viene sotto il muso, sotto il viso e mi parla, mi minaccia con gli occhi di fuoco e tutto quanto è, vuol dire che aveva sentito perfettamente e cioè si è dimenticato di applicare il regolamento, certo, che prevede la sospensione, esatto, della partita e poi le varie... Sì, affinché lo speaker legga il comunicato per il pubblico. Invece questa prassi non è stata rispettata. E qui, insomma, il giocatore su tutte le furie ha deciso di abbandonare il campo. Era il 44esimo del secondo tempo. È appena iniziato invece il secondo tempo del match Teramo-Parma. Siamo al 46esimo, 0-0 il parziale allo stadio Gaetano Bonolis. Allora direi di rivedere, se sei d'accordo Bruno, il rigore che ha deciso il match, perché Zeman poi lo riascolteremo, insomma ha detto chiaramente il rigore non c'è perché il braccio di Fornasier è dietro alla schiena e quindi è chiaro che insomma è involontario, ma poi per cercare un equilibrio il corpo cerca, le braccia cercano l'equilibrio col corpo e questo tiro per andare a cercare di prendere la palla di testa cioè il braccio non può saltare in questo modo con le braccia attaccate al corpo. Ecco qui, allora vediamo un po', tra poco vedremo l'azione, 22esimo del primo tempo, tra l'altro su un disimpegno sbagliato di Benalì è stato molto bravo Barella che con un colpo di tacco ha liberato alla conclusione. Ecco qui, Joao Pedro, possiamo tornare indietro magari e rallentare per un attimo l'azione così la possiamo commentare ancora meglio. Mi rivolgo naturalmente alla regia e saluto e ringrazio Dino D'Angelo, Danilo Cinquino e Roberto Cherchi. Dicevamo, Barella ha messo in movimento con un bel colpo di tacco Joao Pedro che dal limite ha caricato il destro, Fornasier si è opposto con il braccio. Ecco, questa è l'esecuzione del calcio di rigore. Dobbiamo tornare un po' indietro, regia, per far vedere proprio il fallo di mano di Fornasier, o meglio di braccio di Fornasier, che non poteva fare granché. Ecco qui, guarda un po'. No, per me troppo veloce, lui non ha fatto neanche il tempo a vedere la palla e valutare la forza e la linea del pallone. Poi non c'era fino a quel momento un grande predominio della, di solito che aveva l'arbitro. Io quando giocavo col Bologna veniva in casa, non so, senza offendere, una squadra più piccola, l'Atalanta in quel momento. Certo. L'Atalanta, attaccavamo un po', mezzo di qua, mezzo di là, alla fine faceva una specie di somma, veniva e ti davano il rigore. Andavi a San Siro, era l'opposto. Perché l'Inter attaccava di più. Ecco qui. Vedendo proprio la dinamica, torniamo per un attimo indietro, regia, così analizziamo ancora meglio quello che è successo, perché Pedro carica il destro, tra l'altro distanza anche ravvicinata, insomma, rispetto a Fornasier, che in quel momento non è che può rimanere... Non fa in tempo a capire quello che deve... Lui distinto cerca di buttarsi sul pallone. Distinto. Tra l'altro colpisce il pallone non col braccio sinistro, ma col braccio destro. Quindi il pallone è passato lì e lui in un attimo ha il riflesso di capire in un metro che questo non l'ha preso, allora fa così. Non avrebbe fatto in tempo, la palla sarebbe andata... Assolutamente involontaria. Sarebbe andata assolutamente involontaria. È stato colpito dalla palla, anche in un momento in cui non è che ci stava massacrando il Cagliari, c'era un discreto equilibrio per cui di solito, ecco, come dicevo prima, questi piccoli raccontini, che appunto non c'era la pressione continua degli isolani, insomma. Assolutamente. E abbiamo rivisto insomma l'episodio che ha deciso il match col calcio di rigore trasformato, direi con grande precisione e freddezza, da Joao Pedro, brasiliano del 92, credo che sia il sesto gol in campionato per il trequartista del Cagliari. Allora facciamo così, andiamo a riascoltare le dichiarazioni di Zeman che parte dal caso, lo definiamo così, Muntari. Sentiamo Zeman. È meglio cosa è successo con Muntari? È meglio. Muntari ha sentito gol razzisti e ha chiesto all'arbitro di intervenire. L'arbitro non è intervenuto. Noi facciamo tante chiacchiere sul razzismo, su cose, su comportamenti e poi ci si passa sopra. Buonasera, mister Gabriano Nova Sardegna.
È arrivato, come è entrato in campo, molti applausi per Zeman. Ha sentito, no? Sicuramente. Evidentemente è rimasto nel cuore di parecchi tifosi. Beh, io li ringrazio, penso che anche se la mia avventura qua non è stata positiva, nel senso che non sono riuscito a fare quello che volevo, la squadra magari all'inizio mi ha seguito, abbiamo giocato delle buone partite, poi si è sfaldato un po'. E mi sono dimesso proprio perché dice se non posso dare niente alla squadra è meglio che me ne vado. Però ringrazio i tifosi e tutta la gente, non solo quelli che sono venuti al campo, ma anche fuori, mi hanno trattato molto bene, come se avessi vinto campionato qua, che non è vero. Comunque, una partita, il Pescara oggi insomma, comunque ha giocato a viso aperto, ha giocato discretamente, come l'ha vista? No, penso che abbiamo fatto quello che potevamo e mi dispiace magari di perdere sul rigore dove è stato fiscato fallo di mano, il giocatore c'ha il braccio dietro, non vedeva la palla, quindi non credo che si può giudicare come volontario. Poi la partita è abbastanza equilibrata, penso che poi alla fine abbiamo fatto qualche occasione di più e qualche tiro di più, nel senso che io non mi ricordo una parata di Fiorillo, mi ricordo qualche cosa di Raffaello. Mister, buonasera. Qual è il più grande rimpianto, se c'è un rimpianto, a 2 anni di distanza dell'esperienza di Cagliari? Di non riuscire a convincere la squadra a seguirmi. C'è qualcosa a cui ha pensato in questi 2 anni? Ha pensato in questi 2 anni il perché non è riuscito a farsi seguire? Se c'era una motivazione particolare? La motivazione è che la squadra, almeno la vecchia squadra, erano abituati a giocare in maniera diversa. Quando uno mi dice noi non siamo Barcellona, non possiamo giocare così perché abbiamo giocato sempre diversamente, vuol dire che non ci crede su quello che fa. Mister, resterà a Pescara anche la prossima stagione, ci sono delle buone basi per costruire qualcosa di importante anche il prossimo anno, quindi subito la promozione? Io penso che oggi le basi non ci sono, ma stiamo cercando di farlo. Abbiamo ancora qualche partita, dopo che finiamo possiamo ricominciare a costruire. Grazie. Arrivederci. Abbiamo dunque ascoltato Zeman, dobbiamo andare in pubblicità. In Serie B si sta giocando uno dei 4 posticipi, 1-1 al 55esimo tra Novara e Brescia. Novara in vantaggio con Galabinov, il pareggio del Brescia al 54esimo, non abbiamo ancora il marcatore. Brevemente su Zeman, su quello che ha detto. Zeman ti è quello, senti in perfetta consonanza, mi pare, sì. Anche sul rigore. Mi pare che... No, il rigore senz'altro c'è, poi il resto anche lì ha detto le basi non ci sono, cercheremo di farle, quello che penso io. Stanno credo lavorando anche bene perché si stanno orientando su giovani capaci insomma, e quindi io per la mia ho una grande fiducia perlomeno anche dall'inizio. In A lui delle volte si lascia trasportare lui ha detto a Cagliari giocavano una squadra in un modo diverso, sì. Ma tutte giocano in modo diverso, lui è l'unico che gioca in quel modo e quindi è normale insomma che siano diversi. Però è sempre uno che ti dà fiducia per un futuro anche prossimo e quindi molto carismatico magnetico, direi magnetico. Intanto 55esimo, 10° minuto della ripresa, 0-0 tra Teramo e Parma, ci dobbiamo fermare ancora una volta. I complimenti ai nero stellati di Pratola che hanno vinto il campionato di eccellenza, davvero una stagione straordinaria, eccellente. Dunque i nero stellati di Pratola in Serie D, il Martinsicuro, purtroppo perché una grande realtà del campionato di
d'eccellenza che gioca un ottimo calcio, allenata da Guido Di Fabio, ex giocatore tra l'altro allenato io del Pescara, del Messina, Chieti, e Giulianova, insomma tante altre squadre, farà gli spareggi perché è stato fermato dal Morro d'Oro in trasferta. Ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi. Eccoci qui, allora 18:48, diamo uno sguardo anche al nostro computer, Teramo Parma 0-0, siamo al 60esimo, dunque 15esimo della ripresa, il Modena sempre in vantaggio sul Mantova e questo è un risultato importantissimo per il Teramo. Il Mantova infatti ha 2 punti di vantaggio sulla formazione biancorossa, anzi direi alla regia di farci vedere la schermata della classifica del campionato di Lega Pro, naturalmente una schermata parziale, il Teramo è quintultimo con due lunghezze in ritardo dal Mantova che però sta perdendo a Modena il gol di Nolè mentre sta per battere un calcio di punizione il Parma. Questi sono i risultati parziali, diamo uno sguardo alla classifica prima che batta il calcio di punizione la squadra di Roberto D'Aversa, reduce da 3 KO consecutivi. Vediamo un po' se riusciamo a dare uno sguardo alla classifica, eccola qui la classifica del campionato di Lega Pro, girone B. Allora il Teramo adesso ha 37 punti perché naturalmente sta pareggiando. Il Mantova è fermo a 38 punti, il Modena è già salvo con questa vittoria, si sta giocando il secondo tempo, se il Teramo batte il Parma come tutti ci auguriamo ribalta la situazione a 90 minuti dall'epilogo della stagione. Il Teramo giocherà nell'ultimo turno a Salò contro la Feralpi Salò, nelle cui fila milita l'ex biancazzurro, ex lanciano Antonio Aquilanti. Questa è la classifica naturalmente parziale, 61esimo, Teramo 0 Parma 0 in Serie B, intervallo tra Novara e Brescia, il Brescia in vantaggio, attenzione 2-1 all'intervallo sul campo del Novara, aveva sbloccato il punteggio, quindi errata corrige il Brescia di Cagni con Ferrante, pari di Galabinov e il gol del 2-1, il sorpasso del Brescia firmato da Colì, terzino sinistro della squadra lombarda, tra l'altro Cagni insomma non è giovanissimo, sta facendo qualcosa di straordinario alla guida del Brescia, tuttora imbattuto, tanti pareggi nelle ultime 3, ne ha vinte 2. Ecco, comincia a salire, anche a vincere queste partite. E sono persone di cioè l'età non conta, l'età non conta. No, mica devono correre loro. Certo. Poi no, potresti metterti in gioco anche tu, rimetterti in gioco. Vabbè, facciamo tu il direttore sportivo, io... Ma tu non devi scherzare su questo, perché è chiaro che la gente non ti dà nessuna fiducia, ma non c'è niente di... È chiaro che Cagni è in grado di guidare una squadra. Se le cose gli vanno bene, come, o male, come potrebbero andare a un 25enne, o a un 35enne, un quarantenne, un 45enne, insomma. Però Cagni, insomma... sempre avuto una grinta, un attaccamento questo. Assolutamente, una grinta insita se vogliamo, insita. strutturale. Allora, 63esimo, ha avuto una grande opportunità il Teramo, mi pare, con Di Paolo Antonio, non sono riuscito a vedere bene il numero della maglia del giocatore del Teramo, il Teramo che oggi doveva fare a meno di Petrella, ha dovuto fare a meno di Petrella, un nuovo infortunio di natura muscolare per il fantasista di Pratola, al suo posto ha giocato dall'inizio Carrà, una sorta di 4-4-2 con Barbuti e Sansovini a comporre il reparto d'attacco, però attenzione perché da qualche minuto in campo Fratangelo, classe 98, che a Macerata è stato perdonato, giustamente, di entrare per un presunto malanno alla schiena. Comincia bene, questo è l'inizio di questi giocatori. Poi hai sentito Ugolotti a fine partita, no? Sì, Ugolotti, poi il caso è rientrato. Ma sì, ragazzi, a parte che appunto copiano quelli più grandi, eccetera, poi bisogna vedere. Io quando avevo il Poggio degli Ulivi allenavo un ragazzino di un paese qua vicino e il padre gli dava la Coca-Cola o l'acqua a seconda di come lui aveva giudicato la prestazione del bambino là. Allora pensa un po' che cretino. Allora io gli prendevo una scusa e poi gli davo per conto mio, davo da bere al suo ragazzo. Una volta ci ha invitato a casa sua, aveva preparato il mangiare tutta la squadra contro la squadra del paese, abbiamo vinto 20-0, roba del genere. L'unico che non segnava
sposato suo figlio, era sì? Incavolato nero come una bestia. Ma scusa se stupidate, no, che assolutamente ogni tanto mi... no, però no, per dire l'atteggiamento di Fratangelo, l'atteggiamento di Fratangelo che è stato come l'atteggiamento di Cerri, cioè, oggi anche se Cerri ha 20 anni, ha 10 anni di più e ha esperienze diverse, però i caratteri sono quelli, la presunzione è sempre lì attorno vicina, perché capito, credono di essere... Oh, naturalmente, poi ecco, intanto proprio Fratangelo entra in aria, palla in mezzo, fa e gol, battuta, e poi c'è un'altra respinta, il calcio d'angolo, è entrato bene in partita. Fratangelo. Però il fatto che lo ha rimesso in squadra in un momento così delicato, sì, vuol dire che ha fiducia in questo assolutamente. Ragazzo, poi probabilmente deve essere bravo. Probabilmente perché... si è anche cosparso il capo di cenere, allora avrà ragazzo, capito, cioè, avrà già, chiesto scusa. Si può sbagliare, già se uno ha capito è già qualcosa, il fatto che lo metti in una partita decisiva, certo, vuol dire che ha fiducia, certo, che è bravo. Certo. Insomma. E sta spingendo il Teramo, siamo in cronaca, c'è un calcio d'angolo, sarà battuto alla sinistra della porta difesa da Frattali, grande squadra il Parma, c'è anche Di Cesare, ex Bari, arrivato nel mercato di gennaio, Di Paolo Antonio dalla bandierina, uno sguardo in mezzo, vediamo un po' il cross tra poco di Paolo Antonio nei 16 metri avversari, ma l'arbitro ha interrotto il gioco, vediamo un po' che cosa sta succedendo, non abbiamo ben capito, il Parma col 4-3-3, Frattali tre pali, Mazzocchi, Jacoponi, Di Cesare, Scaglia a comporre il reparto arretrato, poi Munari, Corapi, ex L'Aquila e Scavone a metà campo, Nocciolini, Calaiò, classe 82, 16 gol in questo campionato, anzi 18 se non vado errato, ex giocatore del Pescara per due anni dal 2003, gennaio 2003 a gennaio 2005, poi Baraje come esterno d'attacco, parte il traversone, nulla di fatto, però il pallone viene raccolto ancora dal Teramo con Sales, giro palla della formazione biancorossa, c'è poi il cambio di gioco ad opera di Karkalis, il colpo di testa, si sta difendendo il Parma, caro Bruno, quindi mi Calaiò, pare che... Calaiò parlava come Giulio Cesare in terza persona, lo ha detto Calaiò una volta al bar vicino all'Eccelsior, lo ha detto Calaiò, mi sono girato, era lui. Però è frequente che si parli in terza persona, sì, è frequente, insomma, sì, capita. Gente di quel livello, senz'altro. C'è anche chi usa il plurale maiestatis, quindi. A parte gli scherzi, allora 66esimo, 0-0 tra Teramo e Parma, diamo lo sguardo anche al campionato di Serie D e al torneo di eccellenza, ricordiamo per chi non lo sapesse, ennesima sconfitta della Pescara in Serie A sul campo del Cagliari, al 22esimo del primo tempo ha deciso João Pedro su calcio di rigore, vi abbiamo proposto le immagini salienti di questa partita. Forse c'è anche tempo per ascoltare quello che ha detto Massimo Rastelli al 91esimo. Allora, Serie D, i risultati della penultima giornata della stagione regolare. Intanto c'è l'attacco del Parma, il pallone viene bloccato all'altezza della sua area di competenza da Narciso e dunque ribalta l'azione d'attacco il Teramo con Fratangelo che supera la linea mediana del campo, attende il piazzamento dei compagni, palla indietro per, vediamo, Amadio che verticalizza, poi il pallone per Di Paolo Antonio che perde l'attimo e dunque può ripartire in contropiede il Parma, ora le squadre si sono allungate caro Bruno perché vogliono vincere entrambe, attenzione il sinistro, c'è forse fuori gioco? Sì. No, non è fuori gioco, grande opportunità a disposizione del Parma con Narciso protagonista. Credo che l'autore del tiro a distanza ravvicinata, da distanza ravvicinata, sia stato Nocciolini, che è stato liberato a tu per tu col portiere Narciso da un suo compagno di squadra. Nella fattispecie si trattava di Corapi, dunque grande opportunità, grande chance a disposizione della squadra di Roberto D'Aversa. Ma cos'è, un avanti e indietro? Com'è? Sì, com'è? Le squadre si sono allungate, tra l'altro il Parma vuole vincere questa partita perché in questo momento è secondo insieme col Pordenone, tu sai benissimo 61. Che nell'ottica dei playoff se arrivi secondo puoi avere più possibilità, però certo, sarà un terno all'otto perché saranno 27 squadre tra i tre gironi a partecipare ai playoff e solo una andrà in Serie B. Di tutte quante queste sì, squadre? Quindi è una cosa impossibile, voglio dire, è molto difficile, anche perché c'è anche il Lecce nel girone C che ha perso il campionato, anzi facciamo ancora una volta i complimenti a Stroppa per il suo Foggia che ha vinto il campionato con tre giornate d'anticipo, attenzione ancora alla terra, Ilari per Fratangelo, entra in aria, palla in mezzo, troppo verso il portiere, esce e blocca Frattali, ex
portiere del Frosinone. Allora, Serie D, avevo chiamato la schermata dei risultati, eccola qui, 33esima giornata, penultima della stagione regolare, Agnonese Campobasso 2-0, Civitanovese Vastese 1-5, Fermana già promossa aritmeticamente in Serie C, ex Serie C, attuale Lega Pro, da diverse settimane, Fermana Alfonsine 1-0, Matelica San Maurese 2-0, Monticelli Jesina 2-1, Recanatese Pineto 1-2, San Marino San Nicolò 0-1 e Vis Pesaro batte Romagna Centro 3-0. Vediamo la classifica aggiornata di questo raggruppamento, poi passeremo naturalmente al girone G. Fermana 68 punti, Matelica 60, c'è questa lotta tra Matelica e San Nicolò per il secondo posto che è molto utile in chiave playoff, però il Matelica oggi ha battuto la San Maurese e il San Nicolò, che ha disputato un campionato strepitoso, ha espugnato il terreno del San Marino 1-0 al verdetto finale. Poi Vis Pesaro 50, Agnonese 48, San Maurese e Monticelli 47, Vastese 45, San Marino 41, Jesina 39 insieme con Pineto e Romagna Centro, Campobasso 38, Alfonsine 30, Castelfidardo 25, Recanatese 24, Civitanovese 17, Chieti già escluso da mesi dal campionato. Ricordiamo che il Pineto ha già centrato la salvezza da diverse settimane. Allora, un commento anche a margine di questo campionato, il San Nicolò di Massimo Epifani. Massimo Epifani è pronto. Noi facciamo tutti il tipo per Massimo Epifani, certo, che è pronto come persona e come tecnico. Sono 3 anni che lui rimane lì per sua anche scelta, per maturare, eccetera. Per me è già maturo abbastanza e quindi è in grado di... Ha fatto una gran bella gavetta. Gran bella gavetta, la squadra, ma anche come persona, comportamento, esatto, sempre esemplare. E la sua squadra è sempre stata composta anche nei singoli giocatori. Tanto di cappello e tanti auguri, in bocca al lupo per la carriera. È giovane, stavo per dire è bello, ma insomma, no, Massimo, sto scherzando, capito? E quindi così, solo volevo dirti una cosa. Sì. Però anche per i tifosi del Pescara non c'è stata una telefonata oggi, sono abbacchiati un po', però forza, che la squadra verrà fuori questa Serie B. Quest'anno, c'è delusione, quest'anno c'è delusione. Hanno sbagliato tutti, per l'amore di Dio, dalla società al tecnico, ai tecnici e tutto quanto. Però adesso già ripartire. Ma è comprensibile lo stato d'animo dei tifosi, no? Dei tifosi, magari non c'è neanche più la voglia di parlare, perché ormai si è parlato anche troppo. Si è parlato troppo. No, ma così, ormai si dicono le stesse cose ormai da settimane, purtroppo. Allora, le 19 in punto, diamo uno sguardo anche ai risultati del girone G. Girone G, mentre nel Teramo si appresta a fare il suo ingresso in campo Tempesti, altra punta, prelevata tra l'altro a gennaio. Dunque Tempesti, vediamo un po', viene richiamato Ilari, dunque il tutto per tutto. Tempesti, attaccante per un centrocampista, c'è Fratangelo in campo, c'è anche Sansovini e credo a questo punto anche Barbuti, non lo so perché sto guardando non con continuità la partita, però ci sono 3 attaccanti sicuramente in campo, il tutto per tutto tenterà Guido Ugolotti. Diamo uno sguardo ai risultati del girone G, eccoli qui, 33esima giornata, Albalunga Torres 1-2, Avezzano Città di Castello 3-0, poi Flaminia Sansepolcro 3-2, Foligno Monterosi, no, questa è una partita che non si è giocata, vittoria a tavolino per il Monterosi, Foligno già escluso dal campionato da diverse settimane, Latte Dolce Rieti 0-2, Muravera Lanusei 1-0, Norese Arzachena 1-3, San Teodoro Ostiamare 2-0, Trestina L'Aquila 1-1. La classifica con l'Arzachena sempre in testa, ha vinto il derby sardo contro la Norese 71 punti, Monterosi 70 ad una giornata dall'epilogo, Rieti 68, Ostiamare 63, L'Aquila 61 punti, L'Aquila dunque mantiene la posizione, l'ultima posizione utile per i playoff, ha anche incrementato il vantaggio sulla Norese che è stata sconfitta in casa dall'Arzachena, dunque un punto prezioso, molto prezioso per L'Aquila, conquistato sul campo del Trestina. Poi Albalonga 55, Avezzano 46, Flaminia 45, Trestina 43 insieme con il Sansepolcro, Lanusei 41, Latte Dolce 34, San Teodoro 31, Muravera 27, Torres 25, Città di Castello 21 punti. Un commento anche su questo girone, l'Avezzano
ha disputato un buon torneo, mi pare, no? Sì, c'è qualche problema, visto che il presidente ha detto me ne vado, lascio tutto. Lì c'è una frattura con l'ambiente, con i tifosi. Con l'ambiente, insomma, vabbè. Ripartire. Che ti devo dire? Io l'Aquila non ho capito. Ecco, l'Aquila perché è stata hanno una... così c'è stato questo. L'allenatore se n'è andato per solidarietà per il direttore sportivo, per sì. Battisti, tutte queste cose qui. Però vedo che con Battistini, vedo che sta facendo buoni risultati. Insomma, una stagione travagliata è stata quella dell'Aquila, no? Travagliata, una città ancora ferita da quello certo. Che è successo. Tra l'altro era stato allestito un organico di spessore. Un organico di spessore, però. Alla se fine... tutto fosse rimasto al suo posto, voglio dire, se tutti i tasselli fossero rimasti al suo posto, sicuramente l'Aquila avrebbe vinto il campionato, perché era la squadra, secondo più me, forte più di forte tutte. Di tutte le altre candidate alla promozione. Insomma, ci sono i playoff che sono difficili, perché anche qui in questo caso, insomma, un terno all'otto, poi non è detto che chi vince i playoff possa avere la possibilità di partecipare al campionato di Lega Pro. Bisognerà vedere tante cose. Intanto 0-0 tra Teramo e Parma, 75esimo. Andiamo sulla pagina Facebook Rete 8 Sport, c'è qualche post, vediamo un po'. Luciano Menoni: vorrei lanciare una provocazione, ma siamo sicuri che con Otto questa squadra non si sarebbe potuta salvare? Da quando è arrivato Zeman si è avuta una involuzione di gioco spaventosa. Lui continua a dire che non ci sono le basi, ma con Otto la squadra giocava molto meglio. Qual è il tuo commento, Bruno? Giocava molto meglio, sì, forse era anche magari un po' più elegante e tutto quanto, però i risultati... erano quelli che... abbiamo visto giocare la squadra bene solo nelle prime tre partite, diciamo la verità. Le prime due o tre partite, poi ci è giocato bene. Cioè non mistifichiamo la realtà, le prime tre partite d'accordo. Andare a fare la guerra con una spada bellissima di legno contro gli avversari, perché non siamo mai stati incisivi, mai niente. Adesso questa cosa mettiamola da parte tutti quanti, senza guardare Oddo, Zeman o chi altro, e vedere di rifare un campionato come si deve l'anno prossimo. E mi sembra una saggia riflessione. Giovanni Di Girolamo: scusate se non sono d'accordo, ma il rigore è netto, il regolamento parla chiaro, non si può aumentare il volume del corpo, a maggior ragione se vai in scivolata. Purtroppo ancora una volta si paga la pochezza tecnica di questa squadra. Beh, questo l'ho detto anch'io, in una squadra, non per il rigore, per me il rigore, no, per il rigore non c'entra niente con la seconda considerazione. La considerazione è che in una partita in cui uno è salvo tranquillo, l'altro è retrocesso tranquillamente pure questa, e la squadra ha mostrato i propri limiti, non c'era neanche la pressione psicologica di una partita, di un risultato obbligato, cioè la squadra si poteva anche giocare, però abbiamo visto che non ci siamo proprio come la Serie A è tutta un'altra cosa, è stata male, è un pianeta diverso rispetto a cosa, insomma. Questa è purtroppo la cruda realtà. Non c'è, sopravvalutato l'organico, sottovalutata la Serie A. Allora, il regolamento dice bene, Giovanni Di Girolamo mi pare, torniamo al posto e poi leggiamo. Dice bene, sì, parla chiaro. Però in questi casi, secondo me, dovrebbe esserci un po' più di elasticità, di buon senso. Io vorrei dire a Giovanni Di Girolamo che se uno sta scivolando non va a spaccarsi la testa, cerca un equilibrio per non farsi male. Quindi c'è una norma non scritta che si chiama buon senso. È buon senso, è una cosa, sì, magari per regolamento ha ragione lui, però ripeto, Fornasier stava cadendo e io se cado cerco di proteggermi in qualche modo, allargando le braccia, allargando un piede, allargando comunque cosa. Cioè, come hai detto tu, come sempre correttamente, è un regolamento non scritto. La norma non scritta, quella del buon senso. Buon senso, che si dovrebbe utilizzare spesso, invece purtroppo non accade. Andiamo ancora sulla pagina Facebook, intanto 77esimo, quasi 78esimo, Teramo 0-0, tra Teramo e Parma, attacca la formazione biancorossa, la respinta della difesa emiliana. Piero Gaspari: buonasera Massimo, un saluto anche al mister Pace, volevo fare una domanda, ma secondo voi un giocatore come Del Sole quest'anno avrebbe sfigurato? Secondo me no, io l'ho visto anche nella preparazione di quest'estate, qualche partita della primavera, mi sembra veramente un giocatore di grande talento, spero tanto che sarà il nostro numero 10 per l'anno prossimo, e se fosse per me caccerei 8-11esimi della squadra attuale, squadra inadeguata per questa categoria purtroppo. Sicuramente ci sarà una rivoluzione totale, questo è poco ma sicuro, ha ragione Piero Gaspari. Su Del Sole, è un talento, sembra un talento, però
Però insomma, è chiaro che la Serie A. No, e poi la Serie A, anche la nostra Serie A. Ecco, esatto, già se squadra, tu giocavi nell'Atalanta, sì, del Sole, tanto di cappello. Avresti avuto un supporto diverso. Certo, perché no? Da solo lui, adesso è Koulibaly, che sì, va bene, ha fatto delle buone cose, però si vede ogni quarto d'ora, poi sparisce e lo rivedi un quarto d'ora dopo. Cioè, questa è una squadra che forse insomma, non avrebbe molto aiutato questi esordienti di talento. Rimane il talento del Sole. E vedrai che sarà una pedina importante per l'anno prossimo. Ricordiamo, classe 98, se non vado errato, credo che abbia segnato 16 o 17 gol nel campionato primavera. Tra l'altro, il Pescara di Luscetti è stato travolto proprio a Torino dalla Juve di Fabio 5, Grosso 5, venerdì 5-1. Il verdetto finale, quindi, però insomma, era prevedibile. Ma anche in una primavera ben attrezzata, adesso in generale è un buon giocatore, sicuramente. Poi l'abbiamo visto giocare a qualità. Intanto calcio di punizione per il Teramo sulla tre quarti, un fallo subito da Di Paolo Antonio. Possiamo tornare sulla pagina Facebook se ci sono altri post. Sono le 19:08. Quando la tristezza apre all'indifferenza, tutto appare anestetizzato, anche le possibili reazioni. È sempre originale Lucayan. Lucayan, sì. Grandissimo. Perché non ce l'ho telefonato? Strepitoso. Lucayan. Lucayan che poi in dialetto... Esatto. Giuseppe Donati, solidarietà a Muntari, fino a quando l'essere umano sarà giudicato per il colore della pelle o per una qualunque ideologia, il mondo andrà sempre a rotoli. Il calcio è uno sport, non dimentichiamolo, e come tale deve unire e non dividere. È la sacrosanta verità, quella che ha scritto Giuseppe Donati. Noi abbiamo stigmatizzato l'episodio che si è verificato a Cagliari nei minuti conclusivi della partita. Intanto attacca ancora il Teramo, si difende con un po' di affanno la squadra di Roberto D'Aversa, restano 10 minuti, salvo recupero, più recupero, è entrato in campo anche Tempesti dopo l'ingresso al tiro, di Fratangelo. Ci sono state parecchie mischie, ma attenzione perché anche il Parma ha avuto delle buone opportunità. Vediamo Di Paolo Antonio, palla in mezzo, non sfila la sfera che era stata in un primo momento controllata da Sansovini, poi c'è stato il ritorno di un difensore della squadra di Roberto D'Aversa. Vediamo il pallone giocato dalla Parma, subito il recupero ad opera di Tempesti. Forse un fallo subito dal giocatore del Teramo, ma l'arbitro, vediamo che cosa decide, un calcio di punizione o un fallo laterale. Vediamo il numero 18, Emanuele Calaiò, che protesta all'indirizzo del direttore di gara, il signor Zanonato di Vicenza. Il gioco è fermo in questo momento. Allora, sono le 19:12, mi pare. Noi siamo ancora in diretta, attendiamo la fine della partita. Teramo-Parma 0-0 il parziale. Ricordiamo anche gli altri risultati di questo girone. Ancona-San Benedettese 1-2, Bassano-Gubbio 1-0, Lumezzane-Fano 1-2, dunque il Fano sta vincendo al Lumezzane, questo è uno scontro diretto, caro Bruno. Modena-Mantova 1-0, il gol che sta decidendo questo match è stato realizzato nei minuti iniziali della contesa da Nolè. Pordenone, Feralpi Salò 0-0 a Reggio Emilia. Forlì batte Reggiana, o meglio, sta battendo la Reggiana 1-0. Sant'Arcangelo, Maceratese 5-1. Sud Tirol, Padova 1-0. Teramo, Parma 0-0. Siamo all'83esimo. Venezia, Albino Leffe 1-1. Sei contento per il Venezia? Perché insomma è una bella realtà che torna città, nel calcio che conta, no? Ma anche per Inzaghi che ammira, insomma. Per Tacopina, Tacopina. L'avvocato dei Gester. E quindi insomma è sempre una... Ha dominato, arriva a 12 punti avanti, ha una squadra per la C, mi sembra molto, molto forte. Ma squadra anche, molto forte. Anche il fratellino ha vinto 3-1 oggi, questi Inzaghi sono bravi evidentemente, fino a prova contraria, perché poi succede così. Ma oggi anche Inzaghi della Lazio... Vedi, ha rinunciato si è fatto male Immobile? Perché non sì, si è fatto male, perché è stato sostituito. Presumo che si sia fatto male, perché è stato sostituito nel primo tempo.
doppietta di Keita, sì, grande giocatore, Keita. L'ho vista. Sta entrando, è entrato nel Parma anche Scozzarella, che ha giocato in Serie A con l'Atalanta, in Serie B in tante squadre. Insomma, il Parma sarebbe già pronto per un campionato di B, ci dovrà arrivare attraverso gli spareggi e non sarà affatto facile. Allora, intanto in Serie B, nel primo dei quattro posticipi, ricordiamo domani alle 12.30 Benevento Avellino, alle 15 Verona Vicenza e alle 20.30 Salernitana Frosinone, si continua a segnare a Novara, 2-3 il parziale, siamo al minuto 85 e vi eravamo lasciati, ci eravamo lasciati sul 2-1 per il Brescia. Oh, che cosa è successo? È successo che il Brescia è andato ancora in gol con Colì, ma c'era stato il momentaneo pareggio di Chiosa, difensore del Novara, dunque 2-2 del Novara al 78esimo, un minuto più tardi al 79esimo ancora Colì, 3-2 per il Brescia di Cagni, sarebbe per il Brescia, per i Lombardi, una vittoria di inestimabile valore in chiave salvezza. Anzi, chiederei alla regia, mentre si sta concludendo Teramo Parma, siamo all'84esimo 0-0, di farci vedere proprio la schermata della Serie B, della classifica di Serie B, perché la SPAL è stata la grande protagonista di questo campionato, si accinge a vincere il secondo torneo consecutivo con lo stesso allenatore in panchina, Leonardo Semplici, che due anni fa, nella stagione 2014-2015, aveva preso il posto di Oscar Brevi e ha concluso quel campionato di Lega Pro con 9 vittorie ed un pareggio nelle ultime 10 giornate. Lo scorso anno ha vinto il campionato di Lega Pro classificandosi al primo posto e quest'anno sta vincendo il campionato di Serie B. Mi sembra di aver letto qualche parte anche che ha delle sirene che potrebbe lasciare la spalla. Questo andare... non lo so, però sì. Insomma... Sì, ho letto qualche parte. Beh, l'ho letto. Però non credo che lasci, no. Perché sai, poi c'è continuità di lavoro. La spalla... Perché poi gioca quasi con lo stesso gruppo dell'anno scorso, ho letto. Sì. Due o tre ne ha cambiati. Sì, però insomma c'è Antenucci, Floccari. Floccari, ha preso Floccari. Ha messo giocatori lì davanti. Antenucci l'ha messo quest'anno. Sì, Antenucci con Floccari. Due... Floccari è stato preso a gennaio. Due o tre, sì. Sono... Beh, insomma, però più o meno l'intelaiatura è rimasta immutata, inalterata. I singoli come qualità. Assolutamente. Quindi complimenti alla spalla di Leonardo Semplici, manca pochissimo per festeggiare il ritorno in Serie A della SPAL dopo una cinquantina d'anni, forse di più. Dai tempi del commendatore. Dagli anni 60, quindi sì. Sono passati più di 50 anni. C'era Massei, tu non eri nato. No. C'era però ha giocato nella SPAL anche Capello. Ha giocato Edi Reia, Bertuccioli. Scusa, io ho fatto il primo gol col Bologna, l'ho fatto proprio a Ferrara su Bertuccioli. Uno dei pochi gol che hai fatto in carriera. Perché 5 o 6 ne ho fatti, uno anche contestato. No, ho letto sull'almanacco, vabbè, 10, 11, nel Bologna mi sembra 13-14 gol. Sì, pochi, insomma, comunque non è, ma non ridere. Eri un ala tornante di grande qualità. Sì, andante, tornante qualche volta, però facevo... La mia parte, facevo dei bei cross, bei passaggi. Il gol no. Cioè ti sminuisci sempre. Tu insomma, sei stato un giocatore importante. Io guardo i numeri come il Pescara. Ho capito, ma... Che i numeri come attaccante, tu mi hai chiesto come attaccante. Sì, però sei anni in Serie A in quel Bologna. Sì, ma io giocavo in un altro ruolo, non ero un attaccante, ero un finto attaccante. Finto attaccante, che ero non... finto proprio. Che... So. Finto proprio. Allora, 87esimo, se è stato interrotto il gioco a Teramo, vediamo un po' che sta succedendo perché ho visto il pubblico inveire all'indirizzo dell'arbitro, sempre 0-0, comunque il parziale 3 minuti all'epilogo di questa partita fondamentale, il Teramo deve cercare il gol della vittoria perché... Il Modena continua a condurre per 1-0 sul Mantova e questo sarebbe un risultato fondamentale per il Teramo se riuscisse però a concretizzare questo predominio. Attenzione, Sansovini, il cross, il pallone bloccato facendo, da Frattali. Facendo pari con... facendo pari a un punto. Perché non stava un punto avanti. No, stava a due punti. A due punti avanti. La classifica è già aggiornata col pareggio da un punto in più al Teramo, quindi resterebbe ad un punto dal Mantova. E vi diamo anche i confronti dell'ultima giornata, perché il Mantova... Allora, per quanto riguarda il Mantova giocherà, ospiterà il Sud di Tirol, mentre il Teramo
se la vedrà sul campo del Feralpi Salò. Modena 1, Mantova 0. Siamo nei minuti finali di questa partita. C'è un giocatore del Parma a terra. Attenzione, perché c'è anche una reazione. C'è anche una reazione di un giocatore del Parma. Vediamo l'arbitro che cosa deciderà. Beh, si sono surriscaldati gli animi, sono fasi concitate del match. Un giocatore del Parma però ha reagito nei confronti di un giocatore del Teramo. Siamo riusciti a capire chi si trattasse. Siamo all'89esimo minuto di questa partita, ci sarà un corposo recupero, immaginiamo. Sono le 19:17, sempre parlando di Serie B, caro Bruno, il Trapani ha fatto un girone di ritorno sontuoso. Ha perso una volta la settimana scorsa. Allora, il Trapani, devi sapere bene, anzi lo diciamo anche a coloro che sono in visione all'ascolto, intanto l'arbitro non ha deciso nulla ancora, c'è un giocatore del Parma a terra, la partita è stata interrotta per il momento dal direttore di gara. Dicevamo del Trapani. Il Trapani a fine girone di andata aveva soltanto 13 punti, sì. Era stra spacciato. Era dato morto da tutti. Nel girone di ritorno ne ha fatti 31, sì. 9 vittorie e 4 pareggi. E 5 sconfitte. E 5 sconfitte. Cioè, non lo so, l'ho seguito perché... Qualcosa di straordinario. Le cose particolari ti è prendono. Incredibile, no? Incredibile. Poi giocando bene, facendo gol, anche ieri 2-0... Sì. Una squadra che era stata già abbandonata dalla, sì. Sono quelle cose incredibili. Ecco, vedi, vuol dire che prima, quei 13 punti di prima, insomma, vuol dire che c'era la qualità per poterla migliorare. Ora non so se, anche tornando a Zema, se si riferiva al fatto che allora qui avrebbe ragione lui dicendo non sono riuscito a migliorarla, però è una squadra che può essere, ecco, possiamo prenderlo in questo senso, sì, qui. Io penso di sì, però perché, detto da lui, insomma, perché un sai pochino, qualche settimana fa lui lo ha detto candidamente, è stato forse, candidamente Zema, beh, tre settimane fa lui ha detto, pensavo, la domanda è proprio fatta dal sottoscritto, pensavo di poter incidere di più, mister, e lui ha detto sì, pensavo di poter incidere di più. Quindi, cioè, se un allenatore dice questo si mette in discussione. Sì, ma secondo non te credo che... secondo te è politico dire il contrario, cioè ma lui avrebbe dovuto dire la squadra non è mia, non posso migliorare perché la squadra non ha la qualità per migliorare, non lo può dire. Però è chiaro lui, che dice una cosa del genere, tu dici Lidl era il maestro di queste cose, questi sono maestri davanti al microfono, ma scherzi, straordinario, insomma, straordinario. Una palestra di vita. No, Bruno Pace, 91esimo a Teramo, 0-0 il parziale tra Teramo e Parma. La seguiremo fino alla fine, poi daremo la linea alla pubblicità. Subito dopo Abruzzo gol, con naturalmente la vittoria del campionato di eccellenza dei nerostellati di Pratola, a cui vanno i nostri complimenti perché è stata una sorpresa di questo campionato, anche se poi nella realtà dei fatti i nerostellati hanno disputato un campionato di vertice, però chi se lo sarebbe mai aspettato, Bruno, no? No, c'erano altre squadre anche più attrezzate, voglio dire il Paterno è una di quelle squadre che avrebbe dovuto vincere, come si diceva, il campionato a mani basse. Sono le grandi sorprese, vuol dire che c'era la qualità, è stata ben armonizzata, è stato un accordo, così come è stato il Trapani con il nuovo allenatore, perché insomma, cioè, sono... Con Calori. Che passa per essere difensivista, in realtà il Trapani, vederlo lui giocava però, sì, libero come c'era una volta. Però vederlo giocare il Trapani è, cioè, tutt'altro. È un piacere. Che si mette a difendere con 13 infatti, punti? È chiaro che ha provato a giocare. Cioè, una volta che sblocca il punteggio, poi il Trapani viene. Poi i successi portano altri successi, si lavora volentieri, tutto quanto. Insomma. Cioè, non è solo un modo di dire, insomma, no, vincere aiuta a vincere. Ecco. Intanto un colpo di testa, pallone che termina al lato. Siamo al 92esimo, ultima speranza per il Teramo, che deve fare di tutto per vincere questa partita, perché il Modena continua a condurre sul Mantova per 1-0. Se il Teramo dovesse farcela, scavalcherebbe il Mantova a 90 minuti dall'epilogo della stagione e sarebbe salvo nel caso in cui dovesse vincere oggi contro il Parma. Certo, c'è un'altra partita da giocare. Attenzione, il destro di Sansovini, incredibile, palla gol clamorosa, fallita dal sindaco, occhi negli occhi con il portiere del Parma, Frattali. C'è stato un
un errore della coppia di difensori centrali del Parma, si è trovato purtroppo sul destro, il piede col a lui meno congeniale. Col destro, il destro largo, ha sbagliato di molto. Sansovini, pallone al lato al 93. Rispetto alla porta, sì. Abbastanza era piuttosto centrale, beh, insomma, davvero. Peccato. Un gol. Che un'opportunità monumentale non sfruttata da Marco Sansovini al minuto 93, si continua a giocare, siamo in pieno recupero di questa partita. Ora attacca il Parma, vediamo sulla tre quarti, 16 metri il sinistro e la palla termina al lato. Opportunità anche per il Parma, non c'è stata la deviazione di Narciso, dunque rimessa dal fondo che viene seguita dall'estremo difensore del Teramo, ex giocatore del Gubbio in prestito dal Foggia, classe 80, Narciso, non è giovanissimo, però è stato un valore aggiunto nel girone di ritorno della formazione biancorossa, anche se dobbiamo parlare anche del Teramo, di una stagione assolutamente travagliata, con tanti cambi in panchina. E lì ci sono state delle responsabilità, ai noi, anche da parte della società, che ha fatto delle scelte non proprio illuminate. Sì, perché vado, torno, ritorno, insomma, si è tornati sulle proprie idee sbagliate, si ritorna, insomma. Ecco qui Di Paolo Antonio, palla in mezzo, c'è la respinta, si continua a giocare, quarto minuto di recupero. Vediamo il pallone, alimenta l'azione il Teramo sulla tre quarti, Carcalis, poi il pallone stesso viene allontanato dalla difesa emiliana, cerca centrale, c'è cioè questa giocata molto bella, credo proprio di Emanuele Calaiò, che va dritto in area di rigore del Teramo, palla in mezzo e c'è il salvataggio di un giocatore del Teramo, probabilmente di Tempesti, ha rischiato tantissimo il Teramo, insomma tante occasioni da una parte e dall'altra, sì, era stato proprio Calaiò che si è liberato con un mirabile colpo di tacco quasi all'altezza del centrocampo di un giocatore del Teramo, è andato dritto verso i 16 metri nell'area di rigore biancorossa, ha effettuato l'assist in mezzo per il suo compagno di squadra che era liberissimo, Nocciolini, e c'è stato il salvataggio di Tempesti. Finisce qui la partita 0-0 tra Teramo e Parma. Il Modena è finita anche al Braglia, ha battuto il Mantova 1-0, dunque Teramo-Parma 0-0, Modena-Mantova 1-0. A questo punto tutto è rimandato agli ultimi 90 minuti, però sarà molto dura perché il Teramo deve vincere sul campo del Feralpi Salò e sperare che non faccia la stessa cosa il Mantova contro il Sud Tirol in casa. Adesso Mantova e Teramo sono separate da un punto. Il Sud Tirol è salvo, quindi insomma, però le partite bisogna giocarle. Allora, noi ci fermiamo qui, caro Bruno. Caro, grazie, sì. Grazie sì. Davvero perché hai illuminato ancora una volta questo palcoscenico, ma io non lo dico per piaggeria, lo dico perché sono sempre sincero nei tuoi riguardi e tu lo sai. Grazie a tutti coloro che ci hanno sin qui seguito. Domani non andremo in onda per Solo Calcio, domani è 1° maggio e quindi non ho capito, scusa Bruno. Lo ricordiamo ancora una volta, Nicola Monaco, la scomparsa dell'ex capitano della Pescara. Una settimana. Sì, l'abbiamo fatto prima, lo facciamo volentieri anche in chiusura di trasmissione, le condoglianze più sentite ai familiari. Si trattava di un grande ex calciatore del Pescara, capitano del Pescara, Nicola Monaco, scomparso nella giornata di ieri, se non vado errato. Sì. Grazie a Bruno Pace, grazie a voi che ci avete sin qui seguito. Ricordo, domani Solo Calcio non andrà in onda, ci rivedremo per Solo Calcio lunedì 8 maggio alle 21. E tutto dopo la pubblicità, tutto gol con Tiziano Coccia. Grazie e buona serata.